Nel 2014 si decide molto del destino dell'Europa. Dobbiamo decidere se l'Europa che dobbiamo costruire sarà un'Europa più democratica, più partecipata, più trasparente, più capace di occuparsi del suo futuro e soprattutto del futuro dei giovani, più coesa e unita dal punto di vista sociale, con meno disuguaglianze, più capace di lottare contro la disoccupazione e creare nuove opportunità di lavoro per tutti. Questo è il punto. Oppure dall'altra parte avremo un'Europa come quella che abbiamo oggi, un'Europa nella quale sono state fatte delle cose, ma non abbastanza e soprattutto non spesso nella direzione giusta, non nella direzione che noi avremmo voluto. La politica cosiddetta dell'austerità, quella che ha messo al primo posto il problema del rientro dal debito, subordinando a questo tutte le altre scelte, ha finito per aggravare la situazione economica, ha finito per creare ancora più problemi dal punto di vista del lavoro e dell'occupazione, soprattutto giovanile, e non è riuscita a invertire la tendenza come si sarebbe voluto e come si credeva di fare. Ecco perché noi oggi abbiamo bisogno di un'Europa diversa. Un'Europa però che non può tornare ai nazionalismi, agli egoismi dei singoli paesi. Un'Europa che non può tornare indietro rispetto al cammino che ha fatto in tutti questi anni e che ha garantito comunque maggiore integrazione e soprattutto ha garantito tanti decenni di pace nel nostro continente. Però per fare questo, oggi abbiamo bisogno di una mobilitazione democratica forte da parte dei cittadini. Abbiamo bisogno di un'Europa che rinasca dal basso e che dia una spinta ai governi, ma soprattutto dia una spinta alle istituzioni europee per ritrovare quella necessaria integrazione e quella speranza di un futuro diverso che soltanto può dare all'Europa una nuova idea di se stessa e soprattutto può ridare nell'Europa quella fiducia di cui i cittadini hanno bisogno e che stanno cercando. La mia generazione è la generazione di chi è nato in Italia, ha studiato in Francia e lavora in Inghilterra. Io mi aspetto che le prossime elezioni finalmente portino anche nelle istituzioni questa collaborazione, questa visione internazionale che la mia generazione ha e che deve portare l'Europa a crescere insieme, unita, per competere finalmente a livelli degli altri paesi sulla sfida globale. Beh, mi aspetto che con queste prossime elezioni europee si dia il via a uno slancio propositivo per la costruzione di quell'Europa sociale, democratica e federale di cui hanno parlato in questi anni i socialisti e democratici e che trova le sue fondamenta nel manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli. Mi aspetto finalmente una sfida fra due idee diverse che abbiamo di Europa. Spero che il Partito Democratico sia in grado di interpretare tutte le necessità che questa Europa ha e soprattutto che gli europei hanno. Abbiamo bisogno di più lavoro, abbiamo bisogno di più investimenti per la ricerca, abbiamo bisogno di più diritti per le persone. L'impegno che il Partito Democratico deve dare deve essere proprio quello di cercare di dare risposte concrete a tutti quanti i cittadini. Perciò forza e andiamo avanti. Io spero che con le elezioni del 2014 si scongiuri un rischio che si sta profilando di un ritorno agli orrori della xenofobia, agli orrori del razzismo, agli orrori dell'esclusione sociale. Sono per un'Europa dei diritti, un'Europa in cui circolano liberamente le merci, in cui si dovrebbe poter circolare avendo anche tutti gli stessi diritti, vedendo riconoscere anche le coppie in ogni paese nello stesso modo. Mi aspetto quindi un'Europa incentrata sulla persona, dispositaria di diritti.